Marco Zaffino al termine del match contro il Cosenza. Equilibrio per larga parte del match, progressi. Sì, progressi sicuramente. Il problema è che con una squadra con rotazioni limitate, con una media età molto più alta della nostra, tecnicamente, diciamo, la distanza avrebbe dovuto premiare noi, invece ha premiato loro. Ha premiato loro perché hanno limitato le palle perse, hanno sbagliato molto meno e noi sicuramente ci siamo innervositi e abbiamo buttato tanti palloni, abbiamo perso il controllo dei tabelloni che tanto avevamo fatto bene nei primi due quarti, abbiamo iniziato a perdere palloni, la pressione non ha dato più i frutti che aveva dato nei primi due quarti, poi ci siamo disuniti perché abbiamo perso un paio di elementi chiave per 5 falli, abbiamo perso Cozzuoli che ha difeso molto bene, abbiamo perso Muscherà che aveva messo 5 triple facendo aprire in qualche modo la scatola della zona avversaria, perdendo loro 2 per 5 falli, anche, credo che anche gli altri abbiano visto, Brienza comunque ha fatto anche di straordinario, ha dovuto fare un lavoro straordinario, ma gli altri hanno visto sicuramente che la situazione stava andando peggiorando, ci siamo disuniti perché poi la squadra è fatta di ragazzi e niente, purtroppo il meno 18 è lo specchio di tutto questo. Impressione sull'avversario? L'avversario anche in chiave classifica. L'avversario è, a mio avviso, una delle candidate principali per vincere il campionato. Ho visto la partita anche contro la Lumaca, quella del Palumaca, mancavano due elementi come Gallo e De Marco che fanno sinceramente per queste categorie ancora oggi fanno la differenza, considerato il livello medio delle squadre, delle avversarie, tutte squadre di ragazzini, tutte squadre con cui la loro esperienza può effettivamente essere decisiva. Quindi questa è una squadra che al completo sinceramente non vedo tante squadre al di sopra, forse solo la Lamezia che sinceramente ha 2 o 3 giocatori fuori categoria. How do you want me to...